Benvenuti al punto, una nuova trasmissione di approfondimento politico e amministrativo, chiaramente con gli ospiti. Oggi è una puntata diciamo, speciale perché abbiamo il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, eh, che eh, si sottoporrà alle domande di due colleghi che sono in quest'Aula eh, consigliare. Si tratta di Erika Pontini della Nazione, che salutiamo. E Nicola Bossi di Perugia Today. Allora, cominciamo da Erika Pontini con la prima domanda al Presidente, prego. Buongiorno Presidente, eh, a ah, oltre un anno dalla pandemia, non crede che si stia rincorrendo un po' troppo l'emergenza senza pensare al rilancio reale per quanto riguarda l'economia, le carenze infrastruttu infrastrutturali? Che ha sempre manifestato l'Umbria e anche sul fronte sanitario per ripensare a una sanità più strutturata nel futuro che possa attutire anche tutti i, i colpi che si sono eh, verificati in questo anno difficile. Eh, sicuramente eh, si poteva fare meglio, io l'ho detto anche pubblicamente in, sia in aula che anche in mie esternazioni pubbliche. E anche da dire una cosa, nel senso che questa maggioranza di governo governa questa regione da poco più di un anno, di cui 12 mesi di pandemia mondiale. Quindi un conto è governare una pandemia di questo tipo quando ci sei da tanti anni, anche una struttura amministrativa regionale comunque sia che tu conosci bene, un conto tu ti inseri dopo due mesi di affrontare la più grande pandemia mondiale con una situazione ereditata che è sotto gli occhi di tutti, eh, basta vedere quali erano i dati della sanità, delle terapie intensive ereditate, degli ospedali, della situazione per cui in conto se tu gestisci una pandemia con una macchina eh, di media diciamo di medio valore e di medio anche capacità di, di guida, in conto se tu parti con una macchina diciamo che non ha neanche il tagliando quantomeno è molto tra virgolette arrugginita e quindi questo complica le cose e questo è oggettivo. Sicuramente eh, nella gestione dell'emergenza qualcosa di più si poteva fare, ma come credo un po' in tutte le regioni, eh, soprattutto eh, su ciò che riguarda eh, diciamo, il potenziamento della struttura ospedaliere, quindi dell'organico sia di operatori sanitari, che sono quelli in prima linea, sia per quanto riguarda anche l'aspetto strutturale delle terapie intensive e posti letto. Ma quello tutti possono fare meglio, però diciamo che da questo punto di vista ora l'Umbria non ha, speriamo tra qualche settimana più tra virgolette l'alibi del Covid e quindi quel cambio di passo che ci hanno chiesto gli elettori eh, è importante che si arrivi a farlo quanto prima. Bene, Nicola Bossi, Perugia Today, prego Nicola. Sì, la, rimanendo un aspetto economico, comunque eh, la regione e il Consiglio regionale ha sollecitato importanti manovre per quanto riguarda i ristori, i ricoveri eh, per eh, le categorie che in questa parte eh, de, dell'anno sono rimaste ancora chiuse, tra cui il bonus eh, per, per le babysitter, ma soprattutto anche vi state battendo per un bonus forte per gli albergatori, per la Zona Rossa quando l'abbiamo istituita in Umbria. Presidente, a che punto stiamo di, questa, di queste valutazioni? Allora, sui ristori, la Regione ha fatto quello che poteva fare perché, come sapete, il bilancio, anche qui ereditato, era un bilancio messo male e la Regione non ha tutti quei fondi. Cioè, se voi pensate che il governo, tra virgolette, dei migliori ha previsto un decreto ristori enfatizzato come uno dei migliori della storia che dà 4-5 mila euro a un commerciante bilancio dello Stato, pensate la Regione cosa può fare. La Regione nei limiti delle proprie disponibilità comunque ha fatto il fondo Restart che fra tutto sono 50 milioni, per i commercianti 10 milioni, il bonus babysitter che l'assessore Agabita è riuscito a fare prontamente, mi pare anche lì, 3-4 milioni che per un bilancio della regionale voi fate la somma, queste decine di milioni sono tantissime, anche perché sono finanziate con fondi europei. Quindi da quel punto di vista la Regione non poteva fare di più. Il problema è che qui si sta sottovalutando che la zona arancione ammazza l'Umbria, però non lo dice nessuno e c'è un silenzio da parte di tutti, secondo me imbarazzante, perché è inutile dire l'arancione è una buona condizione, l'arancione è una buona condizione a Milano, a Roma, dove c'è una città grandissima, quindi i commercianti possono vivere, ma qui in Umbria togli le due città, Perugia e Terni, le più grandi, e i commercianti che vivono solo nei proprio comuni sono tutti morti economicamente. E avere l'arancione ad aprile farà sì che avremo tanti morti dal punto di vista economico, oltre ai bar e ai ristoranti ancora chiusi, che anche qui nessuno lo dice. Ma il commercio che in Umbria, fatto da centinaia di centinaia di piccoli commercianti, allora, quelli che stanno nei centri commerciali sono chiusi il fine settimana, che è l'unico momento in cui incassano. Gli altri che vivono solo dei eh, abitanti del proprio comune incassano zero, ma questa cosa non la dice nessuno. Io l'ho fatta anche presente a livello nazionale in conferenza dei presidenti, però sembra veramente un tema che secondo me sottovalutano in troppi, anche a livello istituzionale qui in Regione e nei vari comuni. Bene, torniamo da Erica Pontini per la seconda domanda al Presidente. Ecco lei ha... Messo in luce proprio il, il problema economico che ha attualmente questa regione e avrà in futuro, e ci sono eh, due binari: e il primo è quello di cui parlava lei, e il secondo è che l'emorragia economica che sta sopportando la regione Umbria potrebbe comportare nel futuro una tassazione aumentata per gli umbri che già si ritroveranno per la maggior parte delle categorie a far fronte a un, a un inverno difficilissimo. Mi auguro come tassazioni regionali no e spero che non avverrà l'aumento delle tasse, quelle di competenza regionale, sono sicuro che non avverrà, però anche qui non è sufficiente dire non aumentiamo le tasse regionali, perché quello ci mancherebbe se questi non prendono né ristori e gli aumentiamo anche le tasse, proprio... Eh, li sotterriamo, quindi credo che vada fatta un'azione coraggiosa, cercare ancora più risorse regionali cercando di arrivare in fondo al barile per trovare più soldi possibili, possibilmente a fondo perduto, perché anche qui dare i prestiti, poi se la gente non c'è soldi e eh, continuiamo a dare i prestiti, anche se iniziano tra due anni li indebitiamo ancora di più. Ma qui secondo me le regioni devono veramente alzare la voce su questi ristori che sono insufficienti ripeto, oggi il decreto ristori di oggi che è stato enfatizzato da quasi tutte le forze politiche tranne i Fratelli d'Italia che è l'opposizione cioè un commerciante qui in Umbria medio prende 4-5 mila euro di, di risorse a fondo perduto di fronte a decine e decine se non centinaia di migliaia di perdite queste cose non dice nessuno cioè, oggi un commerciante medio in Umbria prenderà 4-5 mila euro di soldi a fondo perduto dal governo che ci fa? Ci paga le bollette? Forse, poco. Quindi, ripeto, l'emergenza sanitaria c'è, c'è stata, forse si vede una luce in fondo al tunnel con le vaccinazioni, non vedo una luce in fondo al tunnel sul sistema economico, perché noi ci ritroveremo a luglio, a settembre, dove sono convinto riusciremo ad avere l'immunità di greggio dal punto di vista sanitario, ma avremo la morte dell'economia. Quasi sicuramente in Umbria, se non vengono prese misure appropriate oltre che a livello regionale soprattutto a livello nazionale e siccome qui in Consiglio regionale quasi tutte le forze tranne la nostra sono alla maggioranza del governo credo che è necessario il momento che arrivino i fatti. Stiamo registrando questa trasmissione oggi è il 30 di marzo, è martedì, quindi ecco, per sottolineare insomma, sia le domande sia anche le risposte del Presidente Squarta eh, rispetto alla data in cui stiamo realizzando questa trasmissione. Nicola Bossi, prego. Tornando alla sanità, se ne è parlato, detto di tutto, potenziamento, asle unica, eh, più o meno ospedali dei territori, però ad un'amministrazione di centrodestra che voi appoggiate, quanto dà fastidio non poter spiegare che comunque veniamo da... Il peggior momento della sanità in Umbria, una regione è caduta per la sanità in Umbria e soprattutto questo mito che oggi la sanità in Umbria va in difficoltà forse non è proprio così, c'è un dato su tutti, avete ereditato 56 posti in terapia intensiva e oggi ce ne sono 100, oltre 130, c'è un ospedale da campo che se verrà utilizzato nei giusti buoni è un'ottima occasione per un'Umbria. Che è soggetta anche a terremoti, a cataclismi, quindi che può essere spostato ovunque. Quanto c'è, secondo voi, di propaganda contro questa gestione della sanità o quanti errori in realtà ci sono? Allora, come ho detto prima, la situazione è ritata al dia di Sanitopoli, che comunque è innegabile, che abbia azzerato no? un ospedale eh, e quindi ha fatto capire che l'ospedale più importante è l'Umbria, non perché sono Perugino, ma è l'ospedale più grande che abbiamo nella regione. Eh, dopo Sanitopoli insomma ha avuto delle forti ripercussioni, anche, in, anche e soprattutto in tema di personale, l'ho detto prima, cioè, l'Umbria aveva un una sanità messa malissimo, al di là di Sanitopoli, anche se non veniva fuori Sanitopoli, che gli ospedali siamo un po' troppi rispetto a quello che prevede il decreto Balduzzi, che la rete territoriale è sprovvista in molte zone dell'Umbria, questo era una cosa per cui il centro-destra ha vinto col 60%, quasi più del 60%, non era solo per Sanitopoli, era perché soprattutto nella sanità c'era una sanità dove se uno faceva una prenotazione quando non c'era la pandemia per fare una mammografia o per fare una vista gastroenterologica, tradavano dopo un anno e mezzo. Quindi questa è la sanità che ha ereditato il centro-destra e chi oggi non ne fa. Un'analisi compiuta ovviamente sbaglia. Eh, questa era una regione che a regime avrebbe dovuto partire con 100 terapie intensive e ce n'aveva 59. Questo bisogna dirlo a chi oggi pontifica eh, il male di tutti i mali. Quindi, detto questo, che la situazione ereditata era pesantissima, è stato fatto. Secondo me, soprattutto sulla seconda ondata, si poteva fare qualcosa di più a ottobre-novembre, in termini di tracciamento e di potenziamento delle terapie intensive nella fase estiva. Oggi però l'Umbria, che è vero la, che è la prima che ha avuto le varianti, però è la prima sostanzialmente che esce, no, perché purtroppo a aprile saremo tutti arancioni. Quindi c'è questa previsione del governo che noi che oggi magari saremmo potuti diventare gialli dopo la Pasqua, saremo arancioni e quindi saremo penalizzati, perché l'abbiamo avuto prima di tutti e come tutti e più di tutti avremo le restrizioni. Quindi credo che è il momento di metterci a lavorare. E, diciamo per uscire quanto prima da questa situazione che oggettivamente incomincia ad essere anche molto pesante. La priorità oggi è la vaccinazione, quindi bisogna anche lì sicuramente accelerare. Erika Pontini. Io mi ricollego al Presidente, però quello che, mh, di cui parlavamo all'inizio, cioè parliamo sempre... Ovviamente tantissimo di emergenza, di come far fronte all'emergenza sanitaria e anche all'emergenza economica, ma non crede che sia il momento, anche sfruttando l'occasione del recovery, di progettare un futuro reale per l'Umbria e se sì in quale direzione e con quale tipo di progettualità? Mm -hmm. Ha sicuramente ragione, nel senso che fra poco tempo spero la del Covid non ci sarà più, e quindi la regione oggi deve avere, e sicuramente il recovery fund è un'occasione per l'Umbria come per tutte le regioni, tre direttrici deve muoversi, quattro. La prima è potenziare la struttura sanitaria più possibile, più quella del territorio, oltre a quella degli ospedali, perché avete visto che se il territorio funziona e le ASL funzionano. Le persone ospedali ci vanno poco, se il territorio non funziona la gente va all'ospedale, l'esempio della Lombardia è proprio l'esempio principale, grandissimi ospedali, eccellenze, ma gli è franato il territorio, quindi tu puoi avere anche l'ospedale americano più importante del mondo, ma la sanità crolla, quindi potenziare la sanità, le infrastrutture e il recovery fund sarà un aspetto fondamentale per, cercare di utilizzare tutti quei soldi per far uscire la nostra regione dall'isolamento dal punto di vista ferroviario, dal punto di vista delle infrastrutture, perché quelle sono l'altro aspetto importante, e poi quello del rilancio economico con l'utilizzo dei tanti fondi europei che l'Umbria va nel settennato 2021, se non era il 2028, ehm, quindi quello che ci aggiungeremo adesso a, ad avere, quindi quelli per l'aspetto del rilancio dell'economia e del sociale perché in Umbria c'è un dramma sociale in tema di disabilità e di povertà fortissimo. Quindi le direttrici sono potenziare la sanità e infrastrutture e tutti i soldi dei tantissimi che arriveranno nei fondi comunitari per lo sviluppo delle imprese e la lotta alla povertà. Nicola? Io tornerei adesso sempre sul discorso del recovery e delle opportunità. Una delle voci più importanti sono le infrastrutture. L'assessore Menasecchi ha annunciato comunque importanti risultati che stiamo portando a casa come Umbria, mai nella storia. Io parlo con condizioni di caso, io vengo dalla fascia uh, dell'appellino, sono un gualdese di origine, quindi il discorso del, dell'alta velocità del doppio binario è un'utopia, oggi è stato realizzato e, e verrà realizzato. Bisogna vedere se la variante oppure no che porti anche al uh, L'altro aspetto di cui anche te Presidente sei molto occupato è quello dell'alta velocità che riguarda Perugia e l'Umbria in freccia rossa e la media stazione del, eh, dell'Etruria che anche questa è nella, nelle opportunità. Quindi la domanda che ti faccio è oggi come vedi l'Umbria in prospettiva fra qui e cinque anni, anche dopo questi interventi in ambito nazionale? Dopo la crisi dell'isolamento. Eh, quello è un punto importante. Correggerei il tiro su alcune cose fatte, nel senso che eh, pensare eh, di festeggiare l'uscita dall'isolamento con tre infermati di cui nessuno è in Umbria, io sono contrario. Cioè Orte, Terontola e la Media Etruria. Quindi Orte e Terontola può avere una funzionalità per l'Umbria Ternana e Terontola per l'Umbria quella del lago Trasimeno, d'accordo, ma non può essere il risultato di isolamento festeggiare tre fermate che non sono in Umbria, perché l'ho detto anche questo all'assessore, è qualcosa che non va bene. D'accordo Lorte, d'accordo Terontola, però qui è arrivato il momento di investire qui in Umbria sul raddoppio della Foligno-Terontola, sul collegamento tra Terni e Spoleto, il raddoppio dei binari. E quindi cercare di non farne uno, ma due Freccia Rossa a Perugia. Cioè quello che io mi aspetto è una infrastruttura importante, l'FCU che riusciamo finalmente a completarla e a finire questa odissea che dura anni e anni e anni, a quel punto io posso ritenermi contento. Se io ti dovessi dire fra quattro anni che questa giunta eh, dice usciamo dall'isolamento con la fermata di Orte, Terontola e io sono insoddisfatto. Quindi io dico, va bene, Orte e Terontola, abbiamo quattro anni, utilizziamo il recovery e tutte le risorse disponibili per fare infrastrutture e potenziare l'infrastruttura dell'Umbria. Anche Perugia, il nodino, il nodino per me è insufficiente, perché il nodino di Perugia che oltre ad avere dei problemi, avete visto no? eh, molte persone del territorio no? hanno anche in associazioni palesato le loro perplessità, cioè, lì il progetto è il nodo di Perugia, è il nodo di Perugia che va fatto totale e completo e ci dobbiamo lavorare ricordando che Perugia è il capoluogo della regione, che Perugia fa circa 170.000 abitanti, che quello snodo lì è lo snodo per cui ci passa un po' tutte le vie di, quasi tutte le vie di comunicazione. Quindi va bene l'alta fermata a Orte, va bene l'alta fermata a Terontola, mi aspetto, sono convinto che l'assessore Melasecchi ci riuscirà, perché è veramente è uno che lavora 20 ore al giorno, degli importanti risultati sulle infrastrutture umbre. Erika? A proposito di infrastrutture non si parla più dell'aeroporto. L'aeroporto di Perugia che era già in grandissima sofferenza prima della pandemia e adesso sembra che ci sia un futuro molto incerto quando invece probabilmente proprio puntare anche sulla riqualificazione di quel sistema di trasporto potrebbe consentire di ampliare l'offerta turistica, visto che la vocazione dell'Umbria al turismo. Sicuramente è uno dei temi che dovreste portare avanti. Eh, sì, l'aeroporto anche lì mi aspetto delle importanti svolte rispetto al passato perché, allora, qui l'aeroporto di Perugia per tanti anni è stato concepito come un aeroporto per mandare in vacanze i perugini perché in realtà si festeggiavano i, voti, i voli a Ibiza, i voli a Malta se non erro, insomma, o in Inghilterra, quindi non c'era una visione strutturale. Il problema è che è un aeroporto che non si regge con le cifre di utenza che ha avuto negli ultimi anni. E l'Umbria ha difficoltà ad avere un bacino di 500.000 passeggeri all'anno, quindi anche qui vanno sfruttate tutte le formule di turismo che anche una era, sembra una cavolata, ma il cammino di San Francesco che potrebbe attrarre migliaia e migliaia di pellegrini, così come tante altre, ci vuole una visione di, di rilancio del turismo. Cioè l'aeroporto, se non c'è una visione di rilancio del turismo in generale, è fine a se stesso. Non potrà mai svilupparsi, soprattutto se l'aeroporto continua a essere scollegato da tutto il mondo. È l'unico aeroporto che c'è dove non c'è nessun collegamento. Voi avete visto un collegamento, uno che arriva all'aeroporto o prende un, un pullman che credo passi una volta ogni ora, un'ora e mezzo, o, o il taxi. Quindi anche lì credo che sia ora che si ragioni sul collegamento anche dell'aeroporto, almeno con i due capoluoghi anche sulle tratte. E sulle tratte, ovviamente sulle tratte, però se tu non attrai turismo, io ho fatto l'esempio del Cammino di San Francesco perché è un cammino che potrebbe avere, credo, forse anche un milione di, di, di visitatori all'anno, eh, noi dobbiamo cercare anche di potenziare questo turismo. Abbiamo la fortuna di avere delle importanti risorse, sfruttiamole. Nicola, se no non ne usciamo... Nicola, c'è anche una riforma delle società partecipate in atto? che sta portando avanti la Giunta, anche in concordia con il Consiglio regionale. L'obiettivo è quello di renderle più funzionali, meno carrozzoni e più agili nel poter erogare i servizi. Uno degli aspetti cruciali è sviluppo Umbria. Qual è, secondo te, il ruolo di sviluppo Umbria per... L Umbria post-COVID? Le partecipate è un nodo molto spinoso e anche qui uno non perché vuole dire l'eredità, ma basta che va a vedere l'ultimo giudizio di parifica della Corte dei Conti e ti dice com'erano le, le partecipate, carrozzoni che ha ereditato il centro-destra da Umbria Mobilità, ma ne potrei fare tantissimi altri esempi. Basta che guardate il giudizio di parifica della Corte dei Conti. Devo dire che questa giunta, in tema di partecipate, sta lavorando bene perché sta razionalizzando i costi. Sta veramente facendo una semplificazione importante che non ha mai fatto nessuno e quindi questo secondo me è un ottimo lavoro che sta facendo questa giunta. Sviluppo Umbria è una delle partecipate, forse la più importante, perché è quella che guarda lo sviluppo economico e turistico dell'Umbria e dovrebbe fare quello, cosa che in passato. Non è che ha brillato molto, cioè uno dice quali sono i risultati in termini di, di promozione turistica di Sviluppo Umbria o anche la sua partecipazione dentro l'aeroporto ha avuto negli ultimi vent'anni? Zero, secondo me. Quindi anche oggi Sviluppo Umbria ho visto che sta risanando bene i conti, sta risanando bene tutta la sua compagine societaria e adesso anche lei nelle difficoltà di un anno della pandemia dovrà proiettarsi nella missione più importante che è quella della promozione dell'immagine della nostra regione in Italia e nel mondo e soprattutto la partita dell'aeroporto dove sviluppo Umbria ha una eh, missione importante quindi vediamo eh, se riuscirà a portare a casa i risultati. Eric. Il centrodestra è andato al comando dopo 50 anni di governo di centrosinistra, eppure un anno dopo si cominciano ad avvertire scricchioli interni alla maggioranza, sia interni alla stessa Lega, sia con eh, Fratelli d'Italia. Eh, nei giorni scorsi un sondaggio ha eh, reso noto che il gradimento nei confronti della Presidente Tesei è in calo. Eh, non crede che ci sia un momento per forse ricompattarsi o forse è vero che il, il, il potere logora chi ce l'ha stavolta ma eh, adesso non parlo da presidente, parlo da consiglio di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia sono tutti che non è in giunta regionale. Esatto, lì, eh, questa esclusione... però, però lì eh, diciamo una cosa che allora, è chiaro che dentro la maggioranza, in tutte le compagini, se voi guardate dal sindaco di un comune di 5.000 abitanti al governo della nazione, chi governa e ha delle forze politiche all'interno ha sempre delle discussioni e dei dibattiti, se non all'interno degli stessi partiti. Guardate dentro il Movimento 5 Stelle, dentro il PD, dentro anche i partiti di centrodestra, è la natura della politica, è sempre stato così. È chiaro che all'interno della regione serve un momento di unità, importante soprattutto in questo momento di rilancio, ma anche un momento di dire quando le cose magari non vanno, vanno fatte meglio, la libertà di dirlo. E noi come fratelli d'Italia ci siamo assunti più volte anche. Eh, l'onere eh, e l'onore di dire quando le cose non andavano, andavano bene o quando le cose andavano migliorate, perché serve anche questo il dibattito, perché dire che va tutto bene oggi non si può dire, quindi da questo punto di vista noi ragioniamo in tema di unità del centrodestra, assolutamente sì, però sempre con quello spirito per cui noi, avendo una lunga tradizione, una lunga esperienza, una lunga militanza, se le cose Vanno o non vanno, noi lo diciamo. Cioè noi Fratelli Italia insomma, è stato il partito più governativo di tutte le amministrazioni. C'è l'esempio di Perugia con Romizzi, credo della storia, siamo sempre quelli che mediano. Però su un momento di questo tipo è chiaro che eh, noi mi, sempre in via costruttiva, perché non c'è stata una volta in cui il Consiglio regionale il centro è andato sotto, ehm, se una volta sulla mozione mia della disabilità, quindi a quel punto. Però quindi va bene unità ma va bene anche confronto, perché qui sostanzialmente la faccia e, la, e il governo è di tutti e quindi la responsabilità il centrodestra ce l'ha. Abbiamo tempo, credo, per un paio di domande ancora. Nicola sì, Bonzi. Molto veloce. Presidente, lei voterebbe una legge regionale che accorpa i 92 comuni umbri in 40-45 comuni? Le spiego meglio. C'è uno studio del, della CNA che ha dimostrato come ormai la lillipuziana distribuzione dei comuni in Umbria, dove la maggior parte è sotto i 5.000 abitanti, non ha più senso. Tant è vero che i servizi sociali sono associati, il comandante della Polizia Municipale è associato. La domanda quindi è questa, ha senso non mettere mano al futuro dell'Umbria anche a livello organico? Perché è una regione... Invecchiata, che perde popolazione e che non si può più permettere, comuni forse da 100-200 abitanti. Uno. La seconda e l'ultima, ha senso l'Umbria, dopo la pandemia, dopo la nella, nella logica, ah, lì è un nella logica lì, della macro-regione centro-Italia. Non se hanno senso certo le macro io sulle regioni. Ho sempre avuto qualche perplessità sul discorso di autonomia che è stato fatto poi dalla loro costituzione al 1970 dopo, e quindi secondo me darei più potere ai sindaci. Però queste sono riforme più, più alte di noi. Sicuramente secondo me va rivista il sistema dei comuni, comuni con 3, 4, 500, 600 abitanti. Io credo che è un momento anche che destra e sinistra aprino in generale un po' una riflessione sulla necessità appunto di fare delle riforme strutturali secondo me inevitabili. Domanda flash, risposta flash in due minuti. A il vaccino e quale? E quando? Io il vaccino sono del 1979, ho 42 anni a giugno, quindi la mia classe di età non lo so. Luglio, agosto, settembre dicono che entro. Eh, ha detto Draghi, che entro settembre ehm, si faranno. Tutti avranno la possibilità, credo io, di essere uno degli ultimi, perché come 41 anni ad oggi sto in buona salute, quindi qualsiasi, qualsiasi assolutamente vaccino mi piacerebbe da italiano e col senso patriottico che c'è, se toccasse magari a molti di noi fare il vaccino italiano, che è quello che credo sarà in approvazione a luglio-agosto. Chissà se magari molti italiani insomma da nazionalista quale sono e con forte senso del, diciamo, del, della mia nazione mi farebbe piacere che quel vaccino un giorno potesse veramente abbia tutte le autorizzazioni e possa arrivare anche quello poi eh, ieri è stata bellissima la, la frase di Venditti che ha fatto eh, il vaccino a appunto dando l'esempio io faccio il vaccino proletario che è quello a Sdrasenica che è su tutti i giornali io qualsiasi vaccino ci sarà lo farò Nicola Bossi Manca poco, io sicuramente penso di aver un po' esaurito le domande, l'unica cosa che, che credo è di fatti Presidente, la domanda politica è quella delle prossime comunali se ci sarà, quindi parlo al politico non al Presidente, un'alleanza di centrodestra strutturata sì. nei vari territori come Assisi, Castello, dopo il flop questo va detto, io ho fatto la parte anche quello. Più propositivo di questa amministrazione dopo il flop clamoroso a Spoleto e anche le cattive voci che arrivano da Orvieto e in questo caso anche qui Fratelli Italia che è stato sempre governativo, è un po' meno governativo. Sì, sì, assolutamente sì, credo che, spero perché se non vogliamo riconsegnare i comuni al centro sinistra, che il centro destra, ma sono sicuro a Sisi Castello, eh, anche a Spoleto, insomma, dove si andrà a votare, in tutti i comuni dove si andrà a votare, che sarà unito. Presidente, eh, ultimi 30 secondi. Questa è la settimana di Pasqua eh, in cui va in onda questa trasmissione. Una settimana importante anche per lanciare diciamo, eh, una previsione ottimistica. L'ha fatto già eh, attraverso le domande dei due colleghi eh, agli Umbri. Ma augurando a tutti buona Pasqua. Spero che siano, si realizzino quello che ha detto il ministro Speranza. Che ha detto il primo ministro Draghi e un po' il governo per cui noi siano le ultime vacanze, diciamo, festività più che vacanze in cui abbiamo restrizioni di questo tipo perché veramente gli italiani anche a livello psicologico non ne possono più. Quindi speriamo che sia l'ultima ricorrenza dove abbiamo queste restrizioni e queste limitazioni che si sentono. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Ringrazio Erika Pontini della Nazione per la presenza. Ringrazio Nicola Bossi di Perugia Today e il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. Auguri di Buona Pasqua e ci vediamo la prossima settimana.